Eccoci, buonasera amici. È stato un vero successo l'edizione 2017 di Una voce per la Sicilia, il programma TV diretto da Emanuele D'Angeli e trasmesso quest'anno da 12 emittenti televisive siciliane. Quattro puntate in prima serata hanno visto gareggiare 40 cantanti provenienti da tutta l'isola per due semifinali, una finale e la finalissima. Giudici per queste ultime due puntate Marco Vito, Peppe Arezzo e Ivan Lazzara, che hanno decretato le tre voci siciliane dell'anno. Una voce per la Sicilia è sempre un festival interessante, importante, che continua a sfornare talenti. È stata una bellissima esperienza, per me ormai essere in giuria qua è un rito. Siamo sempre felici perché abbiamo creato un bellissimo equilibrio e soprattutto riusciamo sempre a scoprire talenti interessanti e a premiarli, anche se sarebbe più giusto per la loro forza e per le loro capacità premiarli tutti, ma è una gara come tutte le altre, quindi è giusto che ci sia un vincitore e i vincitori hanno certamente meritato questa serata. Il livello era veramente abbastanza alto, quindi siamo contentissimi dei vincitori, ma ne avremmo potuti dare anche tanti altri premi perché effettivamente ci siamo divertiti. Come sempre un'organizzazione impeccabile. Il livello era davvero altissimo, un'organizzazione fantastica. Un plauso lo faccio a Emanuele per come ha organizzato tutto. Devo dire, giro tantissimi concorsi, però questo organizzava davvero bene. Per la categoria junior ha trionfato Beatrice Arancio, 10 anni, con il brano I Surrender. Mi è piaciuto il voto che mi hanno dato dalla giuria e l'emozione che si prova salendo su un palco. Nella categoria giovani il rapper Marco Impoco, 16 anni, con il suo inedito Saturno. Rappo per la mia famiglia, rappo per i miei fratelli, rappo per Saturno che mi ha prestato i suoi anelli. Rappo per loro, rappo per chi non mi ha lasciato mai da solo. Posso dire veramente che io, per lo sforzo che ho fatto, anche per i sacrifici che ho fatto per venire qua, ringrazio moltissimo comunque tutta la giuria e tutto il pubblico che comunque mi ha ascoltato. Infine, per la categoria senior, Donato Tommasi, 22 anni, con un nuovo arrangiamento di Quando di Pino Daniele. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani, il tuo naso. Ma è stata un'emozione fortissima perché indubbiamente abbiamo trovato un livello altissimo. Mi sono divertito, sono stato me stesso e quindi questo è l'importante. Una grande vetrina televisiva per i giovani artisti e per le aziende che hanno scelto di sponsorizzare e sostenere questo progetto. Più di 110 messe in onda, comprese le repliche che ogni TV in giornate diverse ha trasmesso. Beh, Una voce per la Sicilia è un programma televisivo che in 3 anni è veramente cresciuto, siamo felici di questo. Questa è un'esperienza veramente, veramente bella e formativa per tutti i talenti siciliani che hanno voglia di mettersi in gioco. Noi ci proviamo in tutti i modi, attraverso il nostro programma, attraverso tutti i mezzi di informazione. Una voce per la Sicilia cresce ogni anno e noi siamo felici di questo. È possibile rivedere tutte le esibizioni di questa edizione attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube Una voce per la Sicilia.